Favorire pagamenti elettronici, combattere l'evasione fiscale e facilitare il più possibile la vita ai clienti nel tentativo di abbandonare il contante una volta entrati in negozio, sono questi gli obiettivi della normativa in vigore dal 30 giugno scorso, dopo che il governo aveva già reso il POS obbligatorio nel 2013 rimandando l'applicazione delle sanzioni. Dopo ben 10 anni sono state rese operative, ma non senza polemiche. Alcune associazioni di categoria hanno chiesto di introdurre un tetto alle transazioni, ad esempio di 20 euro, sotto il quale non ci siano commissioni. Intanto sono scattati i controlli in tutta Italia. Le multe applicate sono di 30 euro più il 4% della transazione negata, con possibilità di denunce immediate, segnalazioni e verifiche da parte delle forze dell'ordine. Le sanzioni non vengono applicate solo nella condizione in cui ci sia un'oggettiva impossibilità tecnica, come il POS temporaneamente fuori uso. Sul tema Giada Coacci ha sentito il parere degli esercenti del centro storico di Fano, tutti muniti di questo dispositivo da ormai diverso tempo. Cosa ne pensa dell'obbligo di accettare qualsiasi tipo di pagamento tramite POS? Era logico che si arrivasse qui. Qual è il problema? Il problema è che noi paghiamo commissioni. Affitto del POS, spese bancarie che possono essere più o meno alte a secondo che ti pagano con bancomat o che ti pagano con carte di credito. Tutto questo non va bene perché comunque è a carico nostro, che già abbiamo dei guadagni risicati. In più, se io mi devo accollare delle spese che dovrebbero essere dello Stato, visto che il problema è dello Stato, per fare controlli, ma non si sa per quale oscura ragione. Non è che noi non vogliamo i pagamenti col POS, chissà per quale ragione. Accollatevi voi le spese. E quale negoziante rifiuterebbe un pagamento col POS? Assolutamente nessuno. Anche per noi non è facile controllare se un POS va a buon fine, perché se arriva dall'estero, se arriva dall'Italia, se arriva dal sud, se arriva dal nord, abbiamo degli accrediti diversi, delle cifre diverse, che per noi controllare è impossibile. Spesso la gente parla, ma bisognerebbe starci a fare l'imprenditore e dopo le cose sarebbero diverse. Cosa ci puoi dire delle sanzioni? Servono per schifirci proprio, però, come dico sempre io, ma per tante cose. Il problema non è loro che ti obbligano qualsiasi cosa, il problema è il nostro che accettiamo qualsiasi cosa. Penso che ormai si vada in questa direzione, nel senso che la gente tende a uscire senza il contante, almeno quella è l'esperienza che abbiamo noi. Quindi si accetta tutto e basta, si fa quello che si può. E per quanto riguarda le sanzioni? Sanzioni? Io non ho visto nessuno, quindi nel senso non ho sentito parlare ancora di niente, la cosa è appena iniziata, quindi non ti so dire se faranno controlli, se passeranno, non lo so. Anche perché dopo metti in difficoltà la persona, se non ha niente con sé per pagare dovresti dargli le cose sulla fiducia e aspettare che torni. Anche perché andremo sempre più sull'elettronico e i contanti tenderanno sì, a sparire. Ormai penso che solo in Italia siamo rimasti indietro su questo aspetto. Ecco, all'estero io viaggio tanto, questo problema non l'ho mai avuto, quindi.